Sensazioni positive. Abbiamo iniziato questo ritiro ieri nel caldo, ma vabbè, era prevedibile visto le alte temperature. E sensazioni positive. Siamo qui per creare, diciamo, un bel gruppo, per conoscerci, e penso che l'importante di questi giorni è proprio questo. Siamo la maggior parte tutti ragazzi nuovi che non ci conoscevamo, la maggior parte, ne conoscevo soltanto 3-4 elementi, però l'importante adesso è questo, ecco, conoscerci sul campo, conoscerci fuori, per, diciamo, per partire poi dopo, alla fine del ritiro, per affrontare un buon campionato, insomma. Sono molto entusiasta di essere ritornato in questa città, anche che c'ero già stato l'anno scorso, e non vedo l'ora di ricominciare con la squadra e con i compagni e cercheremo di dare del nostro meglio per raggiungere il nostro obiettivo. L'obiettivo è quello di fare il meglio, dando il massimo a ogni partita e non mollando niente, e speriamo di fare un grande campionato. Sicuramente un gruppo forte, gente, ragazzi esperti, tutta gente strutturata di gamba, quindi già questo è un bel segnale per tutti. E sicuramente abbiamo fatto poco in campo, però il mister ha delle idee ben chiare e questo è importante perché ci darà sicuramente un'impronta molto forte e sicuramente anche diversa da quella a cui siamo stati abituati, quindi bisognerà essere abbastanza sul pezzo per capire quello che vuole e metterlo in campo il prima possibile. La voglia è tanta di iniziare. Il ritiro, come ben sapete, all'inizio è pesante, no? Però si fatica, è giusto faticare per arrivare all'8 settembre. Andare forte, andare per arrivare al nostro obiettivo di fare bene. Sì, il mister già ce l'ha avuto in passato, ce l'ha avuto a Picerno, ce l'ha avuto l'anno scorso ad Altamura, come ben sapete. Poi qualcuno dei ragazzi come Sparacello, Anas, e poi con alcuni ho giocato contro in passato, quindi meno male ci conosciamo tutti. È un'emozione fantastica, unica, è un gruppo unito, forte, e sono convinto che questo gruppo può fare tanto.